tutti, oggi sono qua per fare un video abbastanza simpatico, almeno spero che si riveli così. Dal momento che il video in cui reagisco alle recensioni negative dei miei libri preferiti vi è piaciuto molto, ho pensato di fare un video simile ma opposto, ovvero io che reagisco alle recensioni positive di libri che non mi sono piaciuti per niente. Leggerò quindi le recensioni su Goodreads di gente che ha valutato i libri che mi sono piaciuti meno, almeno con 4-5 stelle. Sperando che in questo caso ci siano delle vere e proprie recensioni, non come l'altra volta che è stato un po' un piccolo fail. Ma vabbè, cominciamo subito con un romanzo che ho letto l'anno scorso che non mi è piaciuto per niente, ovvero I nostri cuori chimici. È raro di questi tempi, davvero raro, trovare un libro young adult che non si butti a pesce in un mare di soliti cliché. In realtà a me sembra che questo romanzo sia pieno di cliché, però quando ne troviamo uno non dobbiamo farcelo scappare. Il finale è assolutamente la mia parte preferita perché per una volta è stato giusto. Questo è uno di quei libri che dopo averlo letto ti lascia una sensazione di pace e ti fa dire che le parole sulle quali hai appena finito di far scorrere i tuoi occhi sono quelle con cui potresti facilmente descrivere la tua vita. Spero decisamente di no. Uno dei motivi per cui I nostri cuori chimici non mi è piaciuto per niente è che secondo me dà un insegnamento sbagliatissimo, cioè fa passare un po' per cool una relazione secondo me totalmente tossica in cui uno dei due si approfitta dell'altro. Io sinceramente quando ho finito quel libro sono rimasta arrabbiatissima, ma proprio arrabbiatissima. E io spero sinceramente che nessuno nella propria vita viva un tipo di relazione del genere. Mi è piaciuto tantissimo, quindi per favore non fatevelo scappare o potreste pentirvene, soprattutto se siete fans di Harry Potter. No, non c'entra niente, niente con Harry Potter, per l'amor del cielo. Non mi aspettavo di amare così tanto questo libro, mi ha fatto ridere a voce alta in diversi momenti. Beh, il protagonista, che è un ragazzo, effettivamente è un personaggio abbastanza simpatico, quindi questa cosa mi è piaciuta. I personaggi erano perfetti, divertenti e creativi. Non sono totalmente d'accordo perché non tutti i personaggi, secondo me, sono allo stesso livello e soprattutto un personaggio in particolare l'ho trovato tossico. È una di quelle cose splendide che devi per forza leggere per poterla capire fino in fondo e anche allora non è così scontato riuscire ad assimilare tutto senza rimanerne sopraffatto. La storia di Harry e Grace, ecco come si chiamava il personaggio che l'avevo totalmente rimosso grazie al cielo, è una storia adolescenziale ma incredibilmente adulta, assolutamente priva di cliché e anzi molto realistica e veritiera. Io spero di no. Il fatto è che nei libri siamo abituati a leggere di quello, quella giusto, giusta, il perfetto compagno di vita. Nella realtà, però, quante volte è così? Quante volte ci si ritrova davanti alla persona sbagliata? O magari davanti alla persona giusta, ma al momento tremendamente sbagliato? È questo di cui parla I nostri cuori chimici, in un modo così candido, puro. Puro? Dunque, a me fa piacere se qualcuno si rivede in una certa situazione e riesce a coglierne un messaggio positivo. Io però spero che non passi comunque il messaggio che quel tipo di relazione sia romantica, perché io l'ho trovata veramente molto disturbante e vi ho detto, mi ha fatto veramente, veramente rabbia. Leggendo queste recensioni sembra quasi che abbiamo letto due libri diversi e è una cosa bella comunque della lettura perché da due punti di vista differenti si riesce a capire qualcosa, a recepire anche messaggi diversi, quindi è molto bello e è questo che mi piace di questa tipologia di video, poter vedere le cose magari da un punto di vista diverso. Perché io ovviamente non dico che il libro che a me non è piaciuto fa schifo in generale e nessuno dovrebbe mai leggerlo. Io non lo consiglierei mai perché a me non è piaciuto e quello che mi è arrivato lo trovo fortemente diseducativo. Però se qualcuno ci ha visto qualcosa di diverso ed è ad esempio il suo libro preferito, buon per lui, a me non cambia sinceramente nulla. Non è che una visione è giusta e l'altra sbagliata. No, ci tengo a dirlo perché magari poi qualcuno rischia, non so, di offendersi o prenderla sul personale. Io non ho niente contro di voi o contro nessuno. Un altro libro che non mi è piaciuto, in realtà è un fumetto,
E Buonanotte Pum Pum, ho letto soltanto il primo volume, ma non mi è piaciuto, quindi vediamo un po', visto che è abbastanza famoso, Buonanotte Pum Pum di Inoue Asano. Spero che in questo caso ci siano delle recensioni, perché per gli altri fumetti di Inoue Asano non sono riuscita a trovare granché. Allora, lo stile è fantastico, su questo nulla da dire perché Inoue Asano è uno dei miei autori preferiti. Mi ha lasciato senza parole, non riuscivo a pensare ad altro per giorni, anche settimane. Vorrei poterlo cancellare dalla memoria per poterlo rileggere e sperimentare di nuovo le sensazioni che mi ha lasciato. Vabbè, qua continua dicendo che ha saltato pasti e ore di sonno per poter leggere, cioè si tratta di un volumetto di un manga, non è che ti impegna così tanto tempo leggerlo, però va bene, capisco quel feeling di non riuscire a staccarsi da una lettura che ti appassiona. Ti trasporta in un nuovo universo, quello di Pum Pum, in parte è vero perché comunque i disegni ti aiutano tanto ad entrare in una storia totalmente diversa. Per chi non conoscesse questo fumetto, senza fare spoiler, la particolarità e la cosa che quindi a me personalmente non è piaciuta è che il protagonista della storia è un ragazzino, ma è rappresentato come un uccello molto stilizzato e si rapporta ai suoi conoscenti, i compagni di classe, che sono invece disegnati in maniera molto accurata, che sono dei bambini, delle vere e proprie persone, mentre ad esempio i suoi genitori hanno sempre questa forma d'uccello molto stilizzata. Ed è una cosa che a me ha turbato tantissimo. Ci sono molti modi di interpretare questo fumetto, altra cosa che secondo me può essere vera. Cioè, da come ne sto parlando sembra quasi che sia piaciuto anche a me. In realtà io apprezzo tantissimo il genio che c'è dietro, ma lo svolgimento e la storia mi hanno turbata tanto. È un fumetto che vorrei continuare a leggere per potermi fare un'idea più approfondita di Asano, visto che conta tipo 13 volumi e Asano a me piace molto, però per me è un grossissimo limite il fatto di essere così fortemente disturbata dalla rappresentazione del protagonista e anche dal modo in cui interagisce con gli altri personaggi. Questo manga è favoloso, le recensioni poi sono tipo in spagnolo, quindi... Ah, mamma mia. Ho letto diverse storie che cercavano di raccontare la difficoltà della vita di tutti i giorni, ma Asano riesce ad andare ben oltre in Buonanotte Pum Pum. Non lo direi così tanto magari per Buonanotte Pum Pum, però per altri suoi manga sì, è vero che ha una certa profondità nei suoi personaggi. Non sta molto funzionando questa cosa, quindi io direi di cambiare fumetto, perché non riesco a ribattere, perché sono d'accordo praticamente su tutto, cioè non riesco a trovare nessuno che sia rimasto turbato come me dalla rappresentazione, cioè tutto quello che hanno da dire lo riconosco, quindi passiamo ad altro. Siete che non sono proprio portata per questo genere di video. Allora, un altro libro che non mi è piaciuto, mi ha annoiato a morte, non l'ho neanche terminato, è Cristiani di Allah. Vediamo se c'è qualche recensione positiva. Beh, non ci sono molte recensioni positive. Carlotto, come ben gli riesce, coinvolge il lettore nella gestione minuta di tutte le faccende. Passo dopo passo, colloquio dopo colloquio, in questo modo lo coinvolge. Lo tira dentro il libro ad affrontare la situazione insieme al personaggio, un inghippo alla volta, un espediente alla volta. Devo dire che è stato il mio primo approccio con questo autore e la cosa che non mi è piaciuta è che ho trovato tutto troppo, come posso dire, mi sembrava un po' una lista di eventi. Non sono riuscita per niente ad entrare nella storia, l'ho trovato molto noioso e poco coinvolgente, devo essere sincera. Doveva trattarsi di una storia avventurosa perché si parla comunque di corsari. Io non ho trovato tutto questo, mi sembrava di leggere quasi... una lista di cose che succedevano, cioè non ho trovato profondità nei personaggi e non sono riuscita a rimanere coinvolta nemmeno dalle atmosfere esotiche. Un'accuratissima ricostruzione dei rapporti di forza nel Mediterraneo ai tempi dei corsari, che fa da sfondo a una storia forte di amore, morte e vendetta. Accuratissima ricostruzione non saprei, perché sinceramente conosco poco questo periodo storico. Vi ho detto, a me ha annoiato a morte. Bene, non ci sono altre recensioni per quanto riguarda le 5 stelle. Un altro fumetto che non mi è piaciuto granché, ho letto recentemente, la quarta variazione di Albi Longo. Vediamo
se c'è qualche recensione. Ah, di 5 stelle ce ne sono poche poche, quindi non so se ci saranno delle vere e proprie recensioni. Infatti no, c'è solo una recensione con 5 stelle che non è in realtà una recensione. È solo una valutazione, anche per quanto riguarda le 4 stelle. La valutazione più alta di cui riesco a trovare effettivamente delle parole scritte è con 3 stelle e c'è scritto un po' banale, aspetto lavori più maturi. Effettivamente anche io l'ho trovato un po' così. Un altro libro che non mi è piaciuto per niente è La ragazza del treno, che invece penso abbia riscosso un discreto successo. Speriamo quindi di trovare abbastanza recensioni da poter commentare. Ottimo, mi è piaciuto anche più di Gone Girl. Io sinceramente non l'ho letto, l'ho soltanto visto, ma anche quello non mi aveva fatto impazzire, quindi ok. Comunque noto che ci sono veramente pochissime recensioni in italiano. Eppure io conosco tantissima gente italiana che è su Goodreads, quindi per favore impegniamoci a scrivere delle recensioni nella nostra lingua, please. Mi è piaciuto ogni singolo secondo di questo libro. Ho apprezzato molto l'accuratezza nel rappresentare i problemi di alcolismo. Ok, mentre alcuni eventi della storia non mi sono parsi particolarmente realistici, i personaggi invece sì, come persone che potrebbero proprio esistere, che hanno veri pensieri e sentimenti. Beh, su questo non c'è dubbio, diciamo che la rappresentazione, soprattutto femminile, è una delle più non distorte, però ci sono personaggi femminili secondo me totalmente negativi, che non rappresentano quindi tutto l'universo femminile. La scelta di introdurre, di parlare soltanto di un certo tipo di donna mi ha infastidita, e i personaggi femminili hanno tutto il peggio dell'umanità praticamente, ed è la cosa che mi ha dato più fastidio. Allora, leggendo diverse di queste recensioni, quello che traspare è che, oltre ad aver apprezzato il fatto di non essere riusciti a capire chi fosse irresponsabile, eccetera, molti hanno apprezzato l'aspetto non tanto realistico dei personaggi, quanto l'affrontare dei personaggi con dei problemi. La protagonista in particolare non è la classica protagonista dei romanzi, è tutt'altro che perfetta. E diciamo le difficoltà che ha, non soltanto con i suoi problemi di alcol, ma i problemi che ha nella vita in generale di tutti i giorni, è un aspetto che è piaciuto a molte persone perché si sono potute rivedere, e su questo non posso dire nulla. Il fatto è che in nessuna di queste recensioni, adesso ne ho lette solo una decina in inglese, però non si fa riferimento al fatto che tutti i personaggi femminili della storia siano personaggi altamente distruttivi, altamente negativi, e magari quindi è una cosa che ha disturbato solo me, non lo so. Come dicevo l'altra volta, è bello anche questo, leggere delle opinioni quasi opposte alle nostre, perché ci accorgiamo di come alcuni aspetti, alcuni temi per noi magari siano importanti, quindi ci teniamo particolarmente che vengano sviluppati in un certo modo, altre persone invece ci passano sopra perché per loro è più importante un altro aspetto del romanzo. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!